Agli amici del tempo presente, a quelli che questo tempo chiameranno antico, si apre con questa dedica, piena di amore, la raccolta di poesie di Nicola Prebenna, poeta, scrittore e critico letterario arianese, che negli anni ha ottenuto importanti e significativi riconoscimenti. Il suo nome oggi spicca nelle più importanti antologie letterarie italiane. L'opera che ho pubblicato un po' di tempo fa, per la verità, Fragmina, è un'opera poetica che è in sintonia con le opere precedenti e chiaramente costituisce un ulteriore avanzamento. Nella poesia, come in tutte le attività dell'uomo, non si arriva mai, si è sempre in cammino. E quest'opera segna un ulteriore arricchimento della mia esperienza poetica. Fragmina vuol dire cocci, frammenti. E i cocci frammenti sono tanto il risultato di una rottura, di una frantumazione, ma sono anche il punto di partenza per una ricomposizione. Per cui nel frammento noi troviamo la fine e l'inizio di che cosa? Del rapporto, o per meglio dire, della ricerca che il poeta intraprende con se stesso, con la propria interiorità e che poi si fa occasione di confronto con gli altri, con la società, perché la poesia è un prodotto che è destinato agli altri oltre che a se stesso. C'è un messaggio proprio da cogliere in modo particolare. Il messaggio particolare è che noi siamo una particella, un frammento della vita, dell'universo e dobbiamo tendere alla composizione. In che modo? Favorendo l'unione, favorendo la condivisione. Quindi è un messaggio estremamente positivo che porta l'uomo a non chiudersi, a non isolarsi, a non rimanere nella condizione di frammento, ma di aspirare alla completezza del mosaico, che è fatta sì di tante tessere, ma alla fine ci dà un quadro completo, unitario.